Cresce l'allarme per lo scempio ambientale che sta per essere perpetrato ai danni del territorio dell'Alto Sannio, della Valle del Tammaro e del Parco del Matese a causa dell'installazione di parchi eolici. Aree di elevato pregio naturalistico come il massiccio del Matese, il regio Tratturo Pesca Seroli Candela, ma anche di ricco patrimonio storico come il sito archeologico di Altilia nel territorio di Sepino. Il consigliere regionale Michele Petraroia è tornato a denunciare il rischio di devastazione che incombe sulla fascia di territorio compresa tra la provincia di Benevento e quella di Campobasso e ha inviato una nota ai vertici del PD di Morcone per condividere la preoccupazione per l'imminente ripresa dei lavori per l'installazione dei parchi eolici. Tra poche ore, ha scritto, le ruspe delle imprese riprenderanno a sbancare la nostra montagna incontaminata, posta ai confini tra Campania e Molise, incuranti, ha aggiunto, di stravolgere un territorio inserito nell'istituendo Parco Nazionale del Matese di incomparabile bellezza e di straordinaria valenza paesaggistica, archeologica e naturalistica. Assistiamo impotenti allo scempio perpetrato verso la natura sulla catena montuosa del Matese che, ha aggiunto Petraroia, rappresenta il più grande serbatoio di acqua di sorgente dell'Italia centro-meridionale. L'appello del consigliere regionale dunque è quello di costituire un movimento popolare capace di battersi per tutelare il territorio, le sue risorse ambientali e la sua storia e fermare quindi le ruspe che presto torneranno in azione.